No, Buonasera a tutti, sono Ettore Ruggero e incominciamo il nostro webinar. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, ma iniziamo subito. A nome di Artes Academy vi do il benvenuto. Qualche altro partecipante si sta collegando. Ad ogni modo, siamo in orario, cercheremo di stare entro l'ora come nostra tradizione. Sono ormai molti i webinar che abbiamo già fatto e sono state un'occasione per tutti per dialogare e ragionare sui temi dell'innovazione nel turismo, in particolare per ciò che riguarda il turismo esperienziale, che è quello che ci sta più a cuore. Mi auguro che tutti quanti ascoltate e ci seguiate adeguatamente, correttamente. Sono qui e avrò modo di presentarvi per un paio di minuti. Con Vittorio Baroni, che è collegato da Venezia insieme all'architetto Angelo Bacci, e Roberto Frison, che è collegato da Romano De Zellino in provincia di Vicenza. E allora, se ci sono dei problemi, potete utilizzare l'iconcina della messaggistica, potete rivolgermi ogni domanda e problema riguardante la corretta fruizione e con i nostri ospiti questo webinar affrontiamo il tema delle rievocazioni storiche, ovvero territori, storie ed emozioni, il marketing territoriale tra rievocazioni di storie vere, leggende passate e viventi. In sostanza, il webinar cercherà, attraverso la testimonianza dei nostri protagonisti, dei nostri ospiti, di aiutarci a comprendere come ideare, progettare e sviluppare del turismo esperienziale, sostanzialmente come moltiplicare opportunità di incoming per i nostri territori, come valorizzare risorse culturali immateriali come quelle appunto delle storie, delle tradizioni, delle leggende di cui siamo pieni nella nostra Italia. E cercheremo quindi attraverso di loro di comprendere cosa sono le rievocazioni storiche, come è possibile progettare un'iniziativa dalla più semplice alla più complessa ed evoluta, e poi quali sono le problematiche gestionali con tutto il tema riguardante poi il rapporto con il sistema turistico, il sistema culturale locale ed il sistema turistico locale, perché ovviamente quello che ci sta a cuore dal nostro punto di vista è la ricaduta in termini di turismo, di presenze che vengono da noi, sia nel senso di turisti veri e propri, sia nel senso di persone che come escursionisti vengono nel nostro territorio per incontrarlo, conoscere attraverso questi appuntamenti. Dicevo, Vittorio Baroni è esperto di marketing territoriale, formazione e comunicazione ed è a Venezia, si presenterà lui. Il professor Roberto Frison, che è autore ed esperto di eventi territoriali, compositore teatrale e poi svolge attività di docenza, ci dirà lui, e poi l'architetto Angelo Bacci, autore, già decennale funzionario della Biennale di Venezia, e quindi il nostro webinar si presenta ricco di contenuti e soprattutto abbiamo chiesto ai nostri ospiti di raccontare le esperienze che hanno avuto modo in questi anni di vivere e di organizzare. Quindi grazie a tutti i partecipanti, grazie a voi che siete in ascolto. Alcune note logistiche, condurremo alcuni sondaggi utili a interagire con il tema e quindi vi chiederò molto velocemente di rispondere a delle domande che abbiamo preparato. E nell'ultimo quarto d'ora sarà possibile per tutti intervenire. Aprirò l'audio a chi alzando la manina si prenoterà per intervenire. La mano alzata è possibile effettuarla dalla iconcina che è alla sinistra del vostro pannello di controllo. Giovanna Tosetto, per esempio, ha chiesto per esempio di intervenire. Proviamo a vedere se ci vede e ci ascolta correttamente. Le do la parola adesso, Giovanna, buonasera. Giovanna ci ascolta?
Giovanna? Non ci sente, va bene. E vuol dire, eccola qua. Giovanna, ci sei? Sì, vi sentite? Sì, Vi sen la sentiamo. Sì, poi non so se dare del lei o del tu. del tu. Guarda, io avevo alzato la manina, ma di fatto non ho ancora domande da farvi, per cui No, abbassa la pure. era un modo per provare che il sistema funziona se non è Perfetto. il contrario. Benissimo. Vi sento bene? Posso eventualmente, se ho delle domande, alzando la manina, Ok. intervenire? Alzando Vi la manina in ringrazio. ordine di priorità, io poi do la parola a tutti. Ovviamente chiederò di essere più sintetici possibili. Molte Perfetto. grazie e a dopo. Un'ultima cosa, siamo un bel po' di partecipanti, siamo oltre 60 e quindi così anche per presentarvi ai nostri relatori, dico che una parte vengono nel settore dell'hospitality, altri della distribuzione turistica ed altri ancora sono guide turistiche o comunque persone che si occupano di professionisti o professionisti del settore culturale. Alcuni hanno detto che sono molto interessati al webinar per ampliare l'offerta turistica locale, altri per migliorare le proposte di incoming e quindi di valorizzazione del territorio, qualcun altro è alle prese con candidature di progetti europei, quindi sono molto interessati a conoscere di più sul tema e quindi un altro partecipante ha detto che vuol comprendere come meglio donare diletto ai turisti attraverso la cultura. Detto questo, a te Vittorio, e partiamo Grazie. subito entrando nel vivo della nostra chiacchierata. Beh, allora, intanto desidero scusarmi con tutti e tutte perché le slide purtroppo, non so se vedete, ho cambiato l'immagine di sfondo. La vedete? Del desktop? Pronto? Saltata la connessione. Ah, si vede. Si vede l'immagine di sfondo del Ascoltiamo e vediamo desktop? la slide di introduzione al webinar. Sì, allora collegatevi col mio desktop. Devi condividerlo tu, Vittorio, con l'iconcina. Allora fate così, guardate, la cosa più semplice del mondo, perché nei corsi che tengo praticamente uso questo strumento che si chiamano gruppi segreti Facebook. E cosa funziona? Funziona così, guardate, vi lascio perché è una questione di usabilità, questo è un problema che si riscontra spesso nella usabilità. Allora, condivido questa immagine, condividi con utenti specifici, come si chiama l'utente condivisione? Guarda, Vittorio, non lo so, devi per Allora cliccare sul facciamo tuo così. desktop, No, no, devi no, cliccare sull'icona desktop, altrimenti facciamo così, purtroppo Ettore, dobbiamo. facciamo così, guarda, la cosa più semplice del mondo, guarda. Utilizziamo praticamente dal punto di vista tecnico lo strumento della chat, va bene? Cosa vuol dire? Che se voi digitate questa cosa qua, che è questa che vi metto io adesso, nella chat del seminario, eccola qua. Ho fatto prova chat alle 14:42. Si vede la scritta prova chat? Sì. Adesso digitate tra virgolette o anche senza virgolette, perché con Google si trova tra virgolette quello che si scrive esattamente dentro le virgolette, senza virgolette quello che può capitare, però quello è il testo. Scrivetelo, copiate, incollate, Bronfenbrenner PNG e basta. Cosa vedrete? Vedrete praticamente un'immagine che suggerisco quella più comoda, che a me piace, ma ce ne sono tantissime, poi basta sbizzarrirci nella grafica. Quella che ha i cerchi concentrici, che l'esterno è celeste chiaro, poi diventa indaco, poi un po' più verde, verde mare, giallo e verde, la vedete? Macro system, exo system, meso system, micro system. Micro system, vedete? Quando digitate Google, cercate come immagini, non come tutti, ma come immagini, con Google però.
Quindi, ripeto, copiate, incollate Bronfenbrenner PNG su Google. Quando cliccate, selezionate l'opzione tutti, immagini, eccetera, cliccate su immagini e vedrete nel vostro collegamento web con Google una serie di immagini. Cliccate sull'immagine, quella diciamo più chiara di tutte che ha scritto, se poi Ettore può anche postarla nella piattaforma, bravissimo, quello, anche quella, ce n'è un'altra Ettore, quella che praticamente, è la, guardando l'iconcina a destra che fa Google delle anteprime, è quella diciamo sotto la prima nella riga di sinistra in basso. Esatto, questa qua. Un po' più giù col mouse, un po' più giù col mouse, Ettore. Vai dove c'è, visualizza altri in basso a destra di Google, vedi? Ecological System Theory. E sarebbe praticamente tutto parte da qua. Se si comprende bene, non servono istruzioni per l'uso. Noi le istruzioni per l'uso di fatto sono come nemiche per chi fa questo mestiere. Perché? Perché non impariamo niente a memoria, vero Angelo? Assolutamente no. In che senso? Spiegalo tu che sei stato 35, quanti? 45? 46 anni. 46 anni funzionario della Binaie Venezia, che insomma curava, è stato segretario di Gillo Pontecorvo, di... Sì, no, io in pratica mi sono occupato all'inizio come responsabile del laboratorio audiovisivi della Biennale. Ero il segretario del conservatore che si chiamava professor Umbro Apollonio. Ed era insegnante a Ca' Foscari a Padova di storia dell'arte. Io poi appunto ho seguito tutti i settori perché appunto come un mio amico mi ha definito come videoteppista. Videoteppista, ecco, c'è un altro videoteppista però in linea che è Roberto Pop. Roberto, sei? Dove Sì, ci sono, mi sono... sei? Oh, e sei anche Io tu un teppista, però tu sei a sono stato in Padova. caccia di draghi, mi pare, vai a caccia di draghi. No, 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 no. No, no, è che stavo ravanando, come in termine da scuola militare alpina, stavo ravanando quei bottoncini del web. Stavi pincionando, quindi anche pincionando e ravanando. Sì, ravanare vuol dire Sì, pincionare, ravanarti, lo si ravanei. Sì, muovere le mani all'interno di tutta la schermata. detto in italiano perché siamo appunto collegati con l'Italia, con tutta l'Italia, andare a No, cercare di ravanelli, rapanelli, no, no, rapio, ravanelli. l'ho fatta ai tempi dell'ex capo di Stato Maggiore Biagio Abrate e di Ecco. Graziano, appena terminato, Graziano. Ecco, come voi capite, voi siete in diretta, ascoltate, ma forse anche vedete, scusa Ettore, loro vedono anche i partecipanti? Sì, Ettore? dovrebbero Ah, vedono. vedere lo schermo che sto condividendo io. Ma vedono anche i nostri video? Ci vedono anche in video a noi? Perfetto, Sì, certo, dovrebbero vedere anche allora, ecco, il video. fate finta, simulate, entriamo insieme un attimo in una specie di storia fantastica, in questi pochi minuti che ci rimangono, che poi non sono pochi, perché voi sapete che in un minuto nel mondo nascono, mi pare, circa 2-3 mila bambini, in un secondo, mi pare. Quindi non è che abbiamo poco tempo, perché ne abbiamo esattamente, sono le 14 e che non vedo l'orologio del... Sono le 14:51, dobbiamo Perfetto, completare siamo tutto sincronizzati, abbiamo quanto uno... alle 15:15 per poi aprire il dibattito. Perfetto, allora, visto che abbiamo fatto questo percorso un po' tecnico, ma che in realtà non è così proprio tecnico, è anche molto, diciamo, serve per comprendere, comprendere, prendere insieme. Quindi adesso prendiamo insieme cose, i due autori, io che faccio un po' così, una specie di cameriere degli autori, e diciamo che l'architetto Angelo Bacci, che qua sta alla mia destra, io sono qua, mi vedete, ecco, mi metto qua. Qua c'è l'architetto Angelo Bacci e nell'altro schermetto che vedete, che quindi l'ho posto, che è di là, c'è Roberto Pop Frison, che è un altro autore. Quindi siamo a distanza, grazie alle nuove tecnologie, che questo è un aspetto molto importante per quanto riguarda la formazione e anche la progettazione e per tantissime cose, perché se voi andate su studiobaroni.info, senza www perché lavoro in HTTP, e vedete studiobaroni.info, a destra c'è un banner che è un'immagine. Poi magari nelle domande che ci saranno, magari date conferma se l'avete visto, chi ascolta per adesso. Però mi confermi, Ettore, che si vede in alto a destra questo banner con scritto in celeste, fondo celeste, due frasi, una del mio professore di sociologia, che
Daniele Callini e del mio amico in Facebook, che siamo amici da qualche anno, Paul Saffo, che è un futurologo. E lui è stato l'artefice del MIC, al Massachusetts Institute of Technology, a Palo Alto, di alcune cose molto interessanti. Sta lavorando con la famosa università della, si chiama Università della Strada, tipo, ma non è la strada, fanno eventi incredibili. E loro puntano sempre alle nuove tecnologie, cioè implementano nelle loro performance universitarie, quindi con studenti universitari che stanno a Palo Alto, quindi siamo nel centro Mountain View, quindi c'è tutto il discorso anche della teoria della complessità di Santa Fe e quant'altro che si collega. Quindi noi adesso, dopo tutti questi discorsi un po' così confusi, che sembrano confusi, ma in realtà li portiamo a sistema come? Utilizzando Bronfenbrenner. Nell'immagine che vedete e dividete, quindi, in quattro livelli le reazioni, che sono micro, noi ad esempio in questo momento siamo micro, ovvero se noi consideriamo che le persone partecipanti stanno a livello mesosistema, esatto, grazie Ettore, mesosystem, e consideriamo che quelli che non ci vedono sono nell'esosistema, nell'exosystem. E quelli che non ci vedranno, forse ci vedranno un futuro, che possa essere le regioni, l'Europa, il mondo, l'ONU, quelli che regolano il mondo dal punto delle norme, delle leggi, e quindi sono soggetti determinanti della vita delle persone dal punto di vista burocratico, ovvero che rappresentano le persone, ma noi, per il principio di sussidiarietà, di fatto ci devono rispettare, tutti, sempre, e anche nella Costituzione europea, oltre che quella italiana. Quindi, se noi partiamo da questo presupposto, che noi siamo micro, assieme a quelli che in questo momento stanno partecipando, 60, 80, quanti sono, non so. Ettore, quanti sono? Siamo una Sentiamo. sessantina collegati. Beh, Benissimo, allora facciamo finta che si. entrare nel vivo comunque del tema, perché E molte sono persone già, stanno sono chiedendo, il. abbiamo i minuti contati. Il tema Ettore, il tema è di questo. cosa sono le revocazioni, come progettarle, le problematiche gestionali, il rapporto con il sistema Ma turistico locale. questo lo dirà poi dal punto di vista tecnico, presentando anche il suo libro, che lui è più esperto sicuramente di tutti noi, Roberto Poppi Frison. Anzi, Roberto, fai vedere per cortesia il tuo oggetto misterioso. No, 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 no. Quando mi dai, se no Allora, facciamo. adesso facciamo in diretta Allora, che così. devo andare via in modo lineare, Sì, Vittorio. vai, vai Allora, tranquillo, vai, vai, vai. io sono, beh, vi ha già detto Vittorio, nasco dalle rievocazioni, ma nasco prima ancora dalla terra della mia terra, del mio paese, dalle mie zone. E chi nasce è ovviamente un'immagine, una metafora di nasco dalla terra, perché vuol dire che sono legato al territorio e sono figlio di contadini. Pertanto conosco il significato del giorno e della notte, il significato della comunità e il valore intrinseco del territorio. E per niente al mondo farei cambio con quella che è la mia terra. Detto questo, che è uno dei motivi comunque importanti per chi poi deve raccontare il territorio, e mi sono innamorato, ho cominciato a capire che era importante a trasformare in scritto, in didattico, quello che vedevo compiere quotidianamente dalle famiglie del mio paese. E per loro era normale prendere la picozza e affondarla nel terreno o spaccare sassi. E per loro era normale raccontare quello che accadeva o raccontare le favole, come questa del nano scavatore della Val Frenzella, o altre favole come quella del Sanguaneo, il Salvaneo, il folletto dispettoso dei boschi, che poi ne anche altri colori, è quello anche che svela l'arcano della ceramica, della lavorazione della terracotta bassanese, potendo così insegnare ai nostri artigiani locali come produrre la ceramica bianca, il lattesi. Ma questo vi ho già introdotto su quello che è l'effetto sulla porta invisibile della storia. La gente, ho imparato che
la prendi per la gola e per la suggestione. La gola sono quello, è quello che offre il territorio, l'enogastronomia. La suggestione sono le leggende, tutto quello che ammanta un territorio e ammanta cosa? La storia. Ci sono studiosi e ristudiosi e strastudiosi e vanno ormai in cerca delle virgole. E allora però per rendere fruibile, piacevole il raccontare la storia, devi aggrapparti a quello che è più facile che crea rapport, a quello che è più facile per il pubblico, ed è la suggestione, le leggende, gli aneddoti. Attraverso questo meccanismo poi li introduci nel mondo della rievocazione storica. Perché è importante la rievocazione? Intanto perché hai delle persone vestite con delle uniformi o dei vestiti d'epoca, e quello aiuta molto a raccontare. Come Vittorio mi insegna, quando parli alle persone il 20% si ricorda, rimane impresso il 20% delle parole, il rimanente 80% è il linguaggio del corpo, è quello che la gente vede. Beh, se io ho accanto uno vestito da capitano Ettore Viola, capitano degli Arditi del Grappa, o da Gabriele D'Annunzio, perché prima mi dicevi delle parole anche che mi facevano tornare in mente uno spettacolo teatrale che ho messo in piedi, o comunque qualcosa che ha a che fare con Ezzelino III da Romano, il periodo dei paleo-veneti, veneti antichi. Se ho accanto delle persone vestite in quel modo, riesco a raccontarle perché le cito ad esempio. E la gente riesco a focalizzare soprattutto l'attenzione magari sui dettagli, che poi attraverso quelli faccio innamorare le persone del personaggio, della storia. Ma soprattutto attraverso la rievocazione devo emozionare. Se non sono con la rievocazione, cambio mestiere, oppure ho sbagliato modo di comunicare. Ecco che le leggende o gli aneddoti importanti vengono in aiuto. Io, per raccontarvi la storia della grande guerra del Grappa, potrei raccontarvela dal 24 ottobre del 1917 fino al 3 novembre del 18. Ma rischierei di annoiarvi, invece magari vi racconto 3-4 aneddoti di figure che hanno fatto la storia lassù, e li leggo magari anche alla storia importante, penso a Viola con D'Annunzio, il volo su Vienna e quant'altro. Ecco che la gente comincia ad avere più riferimenti per collegare un rievocatore a quello che ha imparato a scuola, e allora trova il minimo comune denominatore. Quando racconti la Divina Commedia, se non trovi i filini dove ricondurla nel territorio, dove calarla lì, la gente ha la percezione di qualcosa che non gli appartiene. Se racconto dei romani, e non dico che nella chiesa qui vicino a 500 metri c'è il cippo confinario romano che serviva per segnare le miglia della centuriazione, ma i ragazzini non gliene hanno difficoltà a memorizzare e a sentire propria, o meglio proprio, il libro su cui studiare. Il rievocatore è un giusto intermediario. Il rievocatore serve ad esempio nei castelli. Avete presente quanto è entrato i castelli? Pagate, che so, 10 euro, succede sempre in Scozia, no? In Irlanda. A un certo punto sbucano fuori dalle porte il classico rievocatore che patapim patapum, 4 spadate, e comincia a raccontare. Allora ci si prende l'attenzione di tutti, non serve tanto, bastano 10 minuti, un quarto d'ora, ma quei 10 minuti, quarto d'ora sono quelli che poi tu, quando esci, aspetta, ma era quella cosa di cui parlava il tipo dentro, o se no mi compro l'oggetto, o l'oggetto dell'artigianato locale, e me lo porto a casa, ma mi porto a casa l'oggetto artigianato locale che mi ricorda quel soggetto, pertanto mi ricorda quell'emozione che ho vissuto assieme al rievocatore. Ecco che viene importante anche il concetto di teatro. Se tu hai un'abitudine a far teatro, sai anche come occupare gli spazi, l'ingombro, la fotografia, come la gente può avere attenzione a quello che dici, anche perché sei abituato a coglierlo mentre tu stai sul palco e reciti. Vi ho detto abbastanza, Vittorio? Roberto, guarda,
Addirittura Ettore è stato talmente bravo a mettere all'interno della piattaforma il concetto che è espresso dei Bravo. sensi, dell'aspetto sensoriale. Quindi, ragionando in termini, chiamiamoli, di complessità, quindi utilizzando, per chi conosce questo tema, l'aspetto della teoria dei sistemi complessi, ma semplifichiamola semplicemente così. Quello che ha detto Roberto Poppi-Frison andrebbe, in teoria e in pratica anche, collegato con una serie di elementi. Uno di questi si chiama la psicologia della comunicazione umana, che va a incidere dove? Non va a incidere sulla corteccia cerebrale qua, che è lenta nelle cose. Fammi Quando vedere pensiamo, la corteccia cerebrale. quando ragioniamo, come diceva prima il linguaggio non verbale, eccetera. In realtà, come dice Mastro Marino nel testo sugli aspetti della psicologia della comunicazione, il 54% è determinato dalla comunicazione non verbale, che è diversa, non è solo il corpo. Io, ad esempio, adesso posso comunicare qualcosa dal punto di vista della comunicazione non verbale, che si vede, perché magari è scuro, non si vede, però quello che conta alla fine cos'è per i partecipanti? È l'emozione, è il senso, ma è soprattutto... Stiamo facendo formazione, è quello che passa a livello di corteccia cerebrale, che è lento. Cos'è veloce invece? È l'amigdala, è il sistema limbico. E quindi Roberto, che punta su quell'aspetto delle emozioni, va ad agire là. Ad esempio, quando un cane fa bau, noi senza ci facciamo così, ci spostiamo immediatamente. Perché? Perché il nostro corpo, il nostro mente-corpo, ha un sistema connesso mente-corpo che dice: attento. O attenta. Lui cosa fa? L'artigiano, il prendere, il gusto, il mangiare, il fatto che noi stiamo bevendo, questo è un piatto che dovevo mangiare adesso, però dobbiamo ancora mangiare, vedete, questo è un piatto, ce l'hanno portato, non so se si vede, ci sono dentro, Quello più bello. sì, c'è anche il baccalà, insomma, siamo ospiti di un hotel 5 stelle luxury, la titolare tra l'altro dovrebbe passare per un saluto forse, che abbiamo anche un nostro amico che ha una ditta di vini a Soligo che fa il Perlage Wine. Noi stiamo vivendo, quindi vi voglio dare degli spunti emotivi per dire: è arrivato Lorenzo, deve arrivare. Dei spunti emotivi perché anche noi in questo momento stiamo facendo marketing di cosa? Di Artes, di questa struttura, di Roberto Poppi-Frison del libro. Che ne so, ad esempio, io tiro fuori una cosa che ho qua. Di Terre Zeline, che è un appunto che ho qua. Sto curando alcune cose per Terre Zeline come volontario per certi versi, anzi, c'è molto volontariato in questo settore, però bisognerebbe passare dal volontariato alla professionalizzazione. E quindi, qual è il soggetto migliore oggi in Italia e forse anche in Europa che ha queste capacità di convogliare persone, di... Ma non tanto per intrupparle, non tanto per volerle, diciamo, obbligare a fare qualcosa, ma per passare quindi dal volontariato, che spesso è volontariato, quando si opera assieme alle associazioni, ad esempio quando si opera assieme con i rievocatori storici, per esperienza posso dire ormai da 3 anni abbondante, anche di più, sia a Venezia ma anche in altre parti. Come ad esempio le Terre Zeline, dove Roberto Poppi-Frison è uno dei artefici di questa cosa, assieme alle associazioni di San Zeno e Zelini, di Romano De Zelino, di Noale, di Este, di Cittadella. Cinque insieme hanno creato una rete. E far rete è il tema, ma come far rete? Se Ettore, per cortesia, ritorno sulla slide di prima, per così cerco di sintetizzare il concetto di Bronfenbrenner, quella del modello ecologico di Bronfenbrenner. Bronfenbrenner è un autore vivente, anzi è un professore vivente, che praticamente teorizza, e lo fa, psicologia di comunità. Nel senso che lui dice, quando operiamo assieme alle persone nei territori, cosa facciamo? Non facciamo altro che creare relazioni. Prima erano puntini sparsi qua e là. Progressivamente, metti quella slide, quella che ha col cerchio, quella bella che vedi con l'indaco al centro, che ha un cerchio indaco, il terzo quella là che vedi, quella proprio a destra, sotto, eccola là, quella là, anche quella là, sì, comunque ce n'è una,
Non so se posso muovere qua, questa qua. Se guardi quell'icona in basso a destra, Ettore, eccola, quella là, sì, bravissimo. Ecco, aprila, espandila, per cui questa è perfetta. Benissimo, e c'è anche, sono anche dei dettagli. Noi partiamo, noi per fare questo lavoro qua, dal punto di vista pianificatorio, ad esempio, si fa un progetto europeo di 3 anni, il CADES, piuttosto che un POR, piuttosto che progetti lunghi, di lunga durata. 3 anni. Noi in 3 anni, volendo, si può fare un ragionamento di tipo strategico, quindi fare una pianificazione. Come fare la pianificazione? Quindi il tema è il come, in realtà, di questo seminario. Il come fare. Ovvero, c'ho anche gli oggetti di approfondimento, come ad esempio Roberto Poppe Frison, sul come. Ad esempio, Roberto, come hai inventato questa cosa delle iniziative a Romano piuttosto che altre a teatro? O qual è la scintilla che ha fatto scaturire il tuo come? Il gusto? Certo. L'esperienza, la voglia, la passione, l'attaccamento al territorio, le emozioni, okay. Ma cos'è che ti ha fatto, che ti ha spinto a diventare autore? È una domanda? Sì. Ah, sì. Beh, intanto, innanzitutto lo fai per te stesso, nel senso, hai bisogno di raccontare a te stesso le cose, le studi, le approfondisci e poi te le scrivi. E visto che hai imparato tanto, dici, beh, a questo punto, visto che sono riuscito a mettere insieme e a dare un po' di armonia a tutto quello che ho scritto, perché non farne un canovaccio per uno spettacolo teatrale o un libro? E fate conto, ecco, voi, noi adesso qui siamo in quattro, no? Magari anche se ci fossero anche tutti gli altri 60, però intanto noi quattro più gli altri i 60-70 connessi. Io magari vi studio uno ad uno e così non diciamo niente. Ma se poi io invece vi metto in relazione e Bravo, prendo esatto, in Vittorio, relazione, certo. prendo Baci o Ruggero e vi faccio che io e Vittorio ci siamo alleati e mentre Ruggero e Baci sono i nostri nemici, ma intervengono in loro aiuto tutto quanto metà di questi internauti che sono collegati con webinar. Esattamente. Allora, la cosa, uno, diventa divertente, due, però, io per raccontare, devo dire chi siamo io, Vittoria, e allora, attraverso questo gioco dell'avventura, del Entri in movimento, ruolo, entri in ruolo. vado a fondo e spiego chi siamo. È un gioco di ruolo potentissimo. Mi ero stancato di... Scusa Roberto, scusa Roberto, scusa Roberto. Questo gioco di ruolo, ecco, su questo punto importantissimo. Siccome il mondo contemporaneo del terzo, diciamo, quel bannerino che vi ho detto prima nel sito studioborone.info a destra di Callini e di Paul Saffo, in realtà che cos'è? È una frase strategica, fondamentale, determinante. Stiamo vivendo una rivoluzione, una fase compresa tra due rivoluzioni, quella della carta non del tutto trascorsa e quella dell'elettronica o del digitale appena iniziata. Callini cosa dice invece sotto? Che è il passaggio, chiamiamolo il ponte tra la teoria e la pratica, se vogliamo. Dice. Ma anche l'aspetto antropologico, tutte le cose che dice, che non ricordo a memoria. Comunque il concetto è questo: lui dice che ci sono dei rischi, ma dov'è il rischio principale per noi? Il rischio principale è che la complessità crea confusione. Parlare di rievocazioni storiche, di marketing territoriale, di queste cose, ho fatto io confusione, mi scuso di questo, ma è un tema, quello del contemporaneo, ovvero il tema della rivoluzione digitale. Noi stiamo vivendo in questo momento, siamo avatar per certi versi, ma siamo anche persone che ci vediamo in video. L'ha detto bene Roberto. Entriamo in un gioco di ruolo finto, simuliamo. Ad esempio, noi per fare le leggende veneziane del 6 maggio, qua in questa sede sopra nella Sala della Musica, che adesso vi faremo un giretto per farvela vedere, anzi andiamo subito a farla vedere, ci portiamo via la saponetta Vodafone, che è questa, e vi facciamo vedere dove faremo l'evento, quindi per farvi comprendere cosa facciamo. Ma non solo, abbiamo creato vari gruppi segreti di Facebook per lavorare con
Come dice Roberto, abbiamo creato il Bucintoro per il gruppo più ristretto, che è il Bucintoro, è quello che la battaglia di Lepanto ha distrutto i turchi, gli ottomani, sono tornati vittoriosi e noi abbiamo simboleggiato, non tanto perché noi amo i turchi, cioè le turche soprattutto, anzi, solo le turche se vogliamo, perché rispetto a tutte le diversità, però insomma, ognuno ha il proprio. Però dal punto di vista tecnico, noi abbiamo scelto il Bucintoro per rappresentare il gruppo dirigente, tra virgolette. La galeazza, che era la nave che sparava a destra e a sinistra, la prima nave di veneziani, dove hanno importato la tecnologia inglese di quel tempo, e poi le galee, che erano guidate, non avevano sui remi, erano per sbarco di truppe o per assalti in mare. Noi abbiamo simboleggiato per il nostro progetto, che è iniziato praticamente operativamente un mese fa, il ruolo, ma con i gruppi segreti dove ci incontriamo, abbiamo le mail, poi abbiamo Messenger, poi abbiamo le riunioni, i sopralluoghi. Vi facciamo vedere il 6 maggio alle ore 17:30, partirà dal Ponte di Rialto e faremo un corteo di quanto, Angelo? Spiega tu questo aspetto tecnico. Allora, saranno vicino, più vicino. Allora, ci vorrà per fare tutto il corteo, intanto è un corteo particolare, perché ci saranno i campionissimi della regata storica, due cugini che hanno vinto 15... I campioni del remo, i super campioni del remo. E siamo poi, in diretta, sì. E poi ci sono in pratica il Doge e la Dogaressa che saranno trasportati in una gondola da questi grandi campioni. E la cosa bella è che appunto la leggenda veneziana è nata da un sogno, da un mio sogno, che ho cullato per 3 anni e mezzo. E il problema è stato quello di trovare la location. Quando l'ho trovata, in qualche modo ho accettato, anche sapendo che i tempi erano troppo stretti, ma per il fatto che io amo sognare, sono un incallito sognatore, in pratica ho sfidato la sorte, ma come al solito io amo sfidare me stesso e quindi sono andato avanti. La cosa sarà bellissima perché... Cosa ti ha fatto scattare, Angelo, questa cosa che diceva prima anche Roberto? Qual è? Lui ha detto che lo fa per se stesso. Tu perché lo fai? Allora, io amo sfidarmi, lo stavo spiegando, ma soprattutto amo le cose impossibili, anche perché in pratica la Biennale ho vissuto dei momenti particolari dove è successo di tutto, perché oltre che la Biennale è cambiata molto, perché dal 1998... Cerchiamo intanto, perché sei arrivato anche Lorenzon, che adesso facciamo il giretto così abbiamo 2 minuti ancora, mi pare, Ettore, vero? Sì, mentre voi fate il giretto, io attivo un sondaggio, così anche cerchiamo di capire. Possiamo parlare anche. Si è mai cimentato nell'organizzazione di eventi di evocazione storica? In questi ultimi 2 o 3 minuti mi piacerebbe che fossero approfonditi i temi dell'aspetto progettuale, di come organizzare queste opportunità per il territorio e le problematiche connesse al sistema turistico locale. Grazie. Ettore, scusate, ci stai vedendo in questo momento? Sì. Adesso le chiudo il sondaggio, chiedo Di va bene. Partecipare, di rispondere a qualcun altro che deve ancora votare. Sì. E chiudo il sondaggio, abbiamo purtroppo pochissimo tempo. Eccoci qua. Allora, noi siamo adesso con come vi dicevo prima, l'aspetto tecnologico è importante. In questo momento abbiamo il direttore dell'ospitalità, giusto? Sì. Ecco, siamo in diretta con 80 operatori del turismo. Sì, si può collegare nella diretta, Fabio? Scusa Ettore, così facciamo vedere anche l'ambiente? Guarda, se la tua telecamera funziona riescono a vedere, ma abbiamo proprio... Vedo il sondaggio rapido. Anche perché molti ci stanno chiedendo di entrare nel vivo del tema che aveva aperto in maniera molto efficace. Posso parlare riguardo questo sondaggio che hai messo? Posso dire? Puoi mettere, scusa, ci metti che non vedo i video, Ruggero, non vedo le persone, non vedo l'anteprima. L'ho sottolineato, ad ogni modo il 15% di risposte sono sì. Che hanno già realizzato iniziative, il 23% no e il 62% no, ma piacerebbe molto farlo. Quindi possiamo c'è da formare, fare c'è da formare
Mi lasci fare una considerazione sul sondaggio? Un secondo solo, Roberto, un secondo solo, Roberto, un secondo solo per cortesia, perché altrimenti perdiamo il senso delle cose. Scusa, allora, il sondaggio dice che praticamente abbiamo il 62% di persone che vanno formate. Il 15% dice sì, che si è cementato. No, vuol dire che abbiamo non il 62, ma più del 62%. Roberto, prego. Allora, noi a Romano Dezzelino, o meglio, nel 1990 ho messo in piedi una manifestazione. Angoli rustici, musei viventi proposti nel loro habitat naturale, cioè nelle borgate di Romano, in più punti per creare attraverso un itinerario. E quando fai muovere le persone alla ricerca del museo vivente, hai già fatto un'interazione con, hai già interagito con il pubblico, perché lo muovi. Le sfilate sono, tra virgolette, superate dal punto di vista psicologico, perché è la gente che si deve muovere e va alla scoperta. Ma agli inizi facevamo questi angoli con i rievocatori fermi, statici. Poi abbiamo capito che bisognava costruirgli sopra un fatto, riprendere un aneddoto, farli muovere, farli interpretare i mestieri oppure le ritualità, e da quando a fargli prendere vita. Bene, erano vivi gli evocatori, ma appena questi cominciano a parlare o a muoversi, emozionano. Allora abbiamo capito quello, e da lì è stata un'impennata di pubblico. Ultima cosa, visto che raccontavi anche del... Ok, va bene Roberto, va bene. Senti... Ettore, ci puoi rimettere anche qua l'altro sondaggio, va bene? Sì, adesso stavo rispondendo, non vedo il video. Condividiamo i risultati che mi sembrano anche in linea con quello che diceva Roberto. E, se vogliamo chiudere l'argomento, un secondo solo, vi voglio far vedere una serie di domande dei partecipanti. Un secondo solo, cioè un minuto mi serve, Ettore, un minuto. Prego. Allora, la responsabile delle guest relation, no? Sì. Sì, andare su in sala solo. Ok, grazie. E ci puoi mettere non vedo, scusa, perché non riesco a inquadrare l'immagine, Ettore, mi serve l'immagine in un quadratino dove si vede noi, perché, o voi, tutti quanti. E togli il sondaggio, per cortesia. Sì, sì. Ecco qua. Allora, adesso vi presento un imprenditore che è giovane. Salve, buongiorno a tutti, sono Alberto Lorenzon dell'azienda Perlage, un'azienda che produce vini e spumanti biologici certificati dall'85 a Farra di Soligo, in provincia di Treviso, e supporteremo appunto l'evento che avverrà domenica qui, ecco, in questa location. Noi stiamo facendo già adesso marketing, cioè stiamo sfruttando il concetto che prima tentavo di spiegare, che attraverso il digitale si possono fare progetti europei, si possono fare tantissime cose, però bisognerebbe avere almeno la base tecnologica, la base di sapere utilizzare, chiamiamolo, Polsaffo e Callini insieme, recuperando il concetto di premio Bronfenbrenner. Andiamo su un attimo a vedere la sala che ci è concesso, andiamo a vederla un attimo, perché vi faccio vedere anche cosa si può far vedere, ad esempio, di Bari, di Napoli, di Palermo, del sud Italia, che è meraviglioso, il mare, attraverso il digitale, con una semplice, la faccio vedere, saponetta di Vodafone, che è questa, la vedete? Collegata, che costa praticamente quasi pochissimo, perché con 15 euro hai 10, con 10 euro 10 gigabyte. Quindi, ad esempio, adesso stiamo salendo per la scala di Putti, si chiama questa. Quante cose così si possono far vedere ai nostri potenziali clienti quando gli si presenta un progetto? Tantissime. Con pochissima spesa bisogna attrezzarci tecnologicamente, fare un corso di formazione Artes minimo, avere un'abilitazione Artes, perché mi pare che Artes abbia una specie di certificato anche. E questo è quello che possiamo avere, ma questa è Venezia, ma Palermo, Milano, Torino, cioè il mondo, i colli del Trevigiano. Ecco, qua faremo l'evento, qua faremo il rinfresco il giorno 6 maggio, di qua andiamo nella sala degli Amigoni, ma quante sale, insomma, penso alla Reggia di Caserta ad esempio, o piuttosto che Bari, o la Puglia che è meravigliosa, il Tacco d'Italia, eccetera, il Tavoliere d'Italia, cioè c'è tantissima cosa, l'Abruzzo, le Marche,
L'Italia è piena, strapiena di cose. Il 70-80%, mi pare, anche di più forse, del patrimonio mondiale, della cultura, è in Italia. E non siamo capaci, vedete, qua siamo nella sala del Tiepolo, questo è un Tiepolo, questo è un Tiepolo. Entriamo nella sala del Doge, e qua abbiamo, lo vedete, insomma, se digitate su Studio Baroni vedete anche l'articolo. Quella è per fare storytelling, anche ad esempio saper fare storytelling con le nuove tecnologie. E qua siamo nella sala della musica, che è preparata per un convegno, un piccolo convegno. Ecco, qua faremo l'evento il 6 maggio e partiremo dal Ponte Rialto con le gondole, con le barche, eccetera. Quindi, quanti posti, quante location così ci sono in Italia? Tantissime, anche più vecchie forse, questo del 1200, ma ce ne sono anche del 1100, sto pensando a Romano e la Torre. Quindi Ettore, scusami se ritorno qua. Questo era quello che volevo, tentavo di spiegare. Cioè, come riusciamo a mettere insieme le nuove tecnologie, le stai pure a dire, no, stai pure a dire. Mettiamoci qua. Come riusciamo a mettere insieme le nuove tecnologie, le persone, far rete e costruire un grande progetto per questa Italia, per questa Europa, cioè fare in modo che Artes diventi il soggetto, chiamiamolo, come si può dire, Produttivo, produttivo, ecco. promozionale. Dobbiamo fare industria del turismo, dobbiamo fare industria della cultura soprattutto. Quindi, ecco, questo penso che Artes, per quello abbiamo aderito a questo, a questa proposta che ci ha fatto Ettore, e anche ringrazio l'amico Angelo Faresing che mi ha fatto conoscere Ettore. Praticamente niente, ecco tutto qua, Ettore. Per noi sarebbe anche qui finita. Grazie. Grazie. Io avvio l'ultimo sondaggio. Ovviamente quello che chiede Vittorio Baroni non è un compito solo di Artes, ma soprattutto di ciascuno di noi, partecipanti al webinar o i tanti altri che in Italia stanno comprendendo come questo può essere un grande petrolio che ci appassiona e che ci Bravo. consente di entrare in rapporto, in relazione con tante altre persone italiane e che provengono dagli altri paesi affascinati dalla nostra cultura. Chiedo a coloro che vogliono intervenire di alzare la manina, che ricordo essere alla sinistra del pannello di controllo. Avvio l'ultimo sondaggio che ci consente anche di ragionare sulle difficoltà che intravediamo nell'avvio di un'attività di turismo culturale storico nel nostro territorio. Se volete Ettore. votare velocemente, è possibile dare più di una risposta. E nel frattempo, non so se Roberto voleva dire qualcosa anche rispetto alla suggestiva passeggiata che abbiamo fatto con Vittorio a Venezia. Allora, con Lunardonna, che è di Farra di Soligo, Farra vuol dire avamposto di Longobardo. E non a caso nel libro che ho fatto, che ho scritto, elemento chiave è un Pluteo di epoca longobarda. Un Pluteo è un ornamento di un altare. E cos'è che però ho fatto per farlo trasformare da book a concept book, oltre a crearci sopra poi lo spettacolo teatrale? Questo pezzo di pietra l'ho fatto fare da un pasticcere, ho commissionato a un pasticcere qui del mio paese che ne faccia dei biscotti, ricetta Zaeti, con farina gialla, tipici biscotti del Veneto. Ecco che prendendo spunto da un reperto del VII secolo d.C. del mio paese, faccio marketing territoriale anche attraverso la gola, in questo caso. Però quello che voglio dire è che alla gente si inventa il nanerottolo, mentre noi del Veneto abbiamo i nani scavatori a Valfrenzella, o si inventa gli elfi, quelli irlandesi, mentre noi abbiamo gli salbanei. E quando si vanno ad inventare le cose, se non sono espressione o comunque collegate al territorio, muoiono. Se invece appartengono Certo, al territorio, certo. sono identitarie, specifiche, Bravo Roberto, vanno bravo, bravo. avanti.
Bene, allora io condividerei questo il sondaggio e i risultati che vedete qui, vale a dire 31% di voi hanno risposto scarsa offerta di servizi al turista, l'interazione con operatori turistici locali, un investimento iniziale per un 8% e poi competenze insufficienti. Scusa Ettore, questo investimento dall'8% è positivo perché vuol dire che non è un problema di investimento delle persone partecipanti, è un problema solo di acquisire delle competenze e di servizi al turista e l'interazione. Cioè, il secondo dice bisogna fare rete, il primo dice bisogna che i comuni, il livello chiamiamolo macro di prima che abbiamo visto nel Bronfenbrenner, praticamente sia disponibile perché la burocrazia ci uccide sempre, no? E quindi il quarto, che è quello delle competenze insufficienti per la redazione, mi pare che Artes possa darle. Quindi ci siamo, insomma. Perfetto, io aprirei le domande, c'è Giovanna Tosetto e nel frattempo se Roberto vuol commentare brevemente il sondaggio, Giovanna ci sei? Se sentite la mia voce, Prego, sentite? prego, sì. Allora, io ho ascoltato con molto interesse ciò che è stato detto, siamo vicini di casa, si è parlato moltissimo del Veneto, io parlo dal Friuli Venezia Giulia e da una destinazione dove il marketing territoriale viene fatto e stiamo facendo rete da diversi anni, dove gli eventi e le rievocazioni storiche sono molto radicate, però sono eventi e rievocazioni storiche tradizionali. C'è anche la mia domanda è molto specifica. Quando esistono su alcune destinazioni delle rievocazioni storiche che rappresentano un brand reputation per la destinazione importantissima e quindi già consolidata, come si può rivisitare la rievocazione storica e rendere, tra virgolette, i partecipanti, i visitatori, attori e autori di questa rievocazione storica? C'è qualche best practice in merito? Che comune è tu, eh? Io, guarda, sono responsabile territoriale di un'ampia area del Friuli Venezia Giulia e ho lavorato anche per Promoturismo FVD. Io adesso lavoro nello specifico per Cividale del Friuli, Ah, quindi beh, Cividale, certo, non ho rievocazione capito. storica. C'è tutto il tema della Venezia, Giardino Serenissima, ad esempio, che potrebbe collegarsi. Bene, grazie Giovanna. E mentre abbiamo lo spazio per un'altra, massimo due risposte, chi di voi vuole rispondere, prego. Per quello che dice lei, praticamente, cioè, come, non ho messo a caso questo sfondo perché è l'albero genealogico di Sagredo. Infatti, questa si chiama Ca Sagredo, Ca, non con l'accento ma con l'elisione, con l'apostrofo, è Casa Sagredo. Questa casa ha dato due dogi, i dogi Morosini. Quindi, scusa, mi ricordo il nome della chi ha fatto la domanda. Giovanna. Giovanna. Giovanna, suggerimento sempre come base tutto il Bronfenbrenner sempre di tutte le cose è andare a studiare la storia, andare a studiare le radici, dove affondano. Là affondano probabilmente ai tempi dei barbari, ma addirittura prima. C'è un collegamento con Aquileia anche, e c'è un collegamento con la Chiesa, col Sacro Romano Impero, e Roberto Poppi per esempio che studia degli Ezzelini. C'è tutto un discorso delle truppe di Federico II di Svevia che arrivavano giù, che doveva difendere Ezzelino III Romano, che era perfino selvaggia, la moglie, la figlia più grande ha dato in dote a Ezzelino III Romano. Quindi c'è il tema della guerra, c'è il tema dei confini, delle paure, sono tante cose. E Roberto Poppi Frisona ha ancorato molte cose sue su. Chiamiamole sulle. Mentre Angelo Bacci parla di leggende passate e viventi, qua Angelo, e tu nei fini mi pare hai messo anche qualcosa di storico, fai anche tu, mi pare, no? No, diciamo che noi cerchiamo di interpretare i vitigni storici in chiave Ecco, è moderna. bravo, va alla ricerca del DNA, cioè dove nasce il vitigno storico, giusto? Sì, nelle nostre colline non esiste solo il Prosecco. Il Ecco. Prosecco è il principe, è quello che manda Che è il avanti e tira il Bardio, che fa carretto. esatto, che Però poi ci tira il sono. carretto, Gaito Poppi, tira il carretto. Beh, la realtà è questa.
però poi il saper valorizzare i vitigni antichi sicuramente ti portano magari non un guadagno economico, Ma la qualità, ma l'eccellenza. un'eccellenza, Esatto. un dimostrare che Cividale c'è comunque. l'eccellenza, perché Cividale è stata bellissima, il Friuli Venezia Giulia è un territorio meraviglioso, anche il mare, montagne, mare, pianura e tutto. Quindi storia e tradizioni, ma soprattutto anche cercare le qualità, le eccellenze, ecco, puntare sulle eccellenze, far rete, far tipo di protocolli d'intesa perché amministratore o gli operatori di Artes presenti e futuri, crearsi delle relazioni, come diceva anche Roberto, e utilizzando Bronfenbrenner, classificandole quindi, cercare delle relazioni, chiamiamole qualitative, puntare sulla qualità. Puntare sull'eccellenza se si può, sulla qualità sicuramente, manco della qualità non si può. Non si può fare cose improvvisate o già studiare, 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 essere preparati. Se una replica finale, Roberto, in modo tale che poi D'Annunzio. D'Annunzio, lo studiamo a scuola, l'abbiamo studiato e che palle questo D'Annunzio. Beh, ho messo in piedi uno spettacolo teatrale con tecnologie ed espedienti vari, ho chiamato dei ragazzi di seconda media, dei ragazzi di terza liceo, non si staccavano più dalle poltroncine del teatro. Che bello il D'Annunzio, mi hanno detto. Si tratta solo di adottare, sfruttare le competenze da rievocatore, mettere in piedi le peculiarità teatrali e proporre un modo di diverso di far cultura e di insegnare e guardano al nostro territorio quei ragazzi con consapevolezza. Di conseguenza, quando parli, quando guardano al Grappa, guardano in un modo e quando guardano verso Venezia, ne guardano sempre allo stesso modo perché comunque amano, hanno imparato ad amare il territorio attraverso le rievocazioni proposte in modo comunque didattico ed emozionante. Grazie a tutti. Ettore sta fremendo perché vuol chiudere, vero Ettore? No, siamo in perfetto orario, giusto il tempo per ringraziarvi. Molti ci hanno chiesto di ritornare sull'argomento presentando qualche caso che consente di ragionare sulle problematiche operative, proprio di costruzione delle storie, di quello che in modo molto appropriato avete sottolineato, del come è possibile realizzare eventi che prendano per la gola e per la suggestione le persone, e nello stesso tempo che si lavori sul linguaggio del corpo, che appunto i turisti siano coinvolti dal punto di vista emozionale, e poi il grande tema del gioco dei ruoli. Mi auguro, anche grazie alla vostra collaborazione, di riproporlo magari subito dopo l'estate, un incontro che riprenda un po' il tema di quest'oggi. Io ringrazio Vittorio e i suoi Voglio farvi un ospiti. regalo finale, Ettore. Posso farvi un regalo finale? Prego. Allora, entriamo perché pare che ci sia una proroga di questa installazione. Adesso vediamo. Ah, è stata tolta le mani? No, sono ancora Sono qui. ancora là? Ecco. No, perché no. Le mani di Quinn, è il figlio del regista, vero? Il figlio del regista Anthony Quinn ha realizzato un'opera che è qua. Adesso ve la faccio vedere. Se possiamo entrare, Angelo? Vi facciamo vedere praticamente, poi, no, questa è chiusa. Sa che lei è tutta bloccata. È il Sotto, bello sotto, della sotto. diretta. Comunque la Sì. faccio vedere fuori. Prova a vedere se ne apre una. Andiamo sotto. Ah, beh, quanto tempo abbiamo, Ettore? Quanto tempo abbiamo? Abbiamo un minuto? Sì. Ah, beh, andiamo giù allora. Allora, Ettore, nel qua frattempo, siamo a prego, Venezia. saluta Roberto, se ha da dire Sì, qualcosa. Ettore, il prossimo sondaggio è: vi piace di più il nano scavatore della Val Frenzela oppure il folletto dispettoso dei boschi? Bellissimo. Ecco, Ecco, da Venezia, sopra si vede che così. Adesso bello. andiamo giù un attimo, vi faccio vedere le mani. Questo, ad esempio, è un esempio di marketing territoriale, le mani, cioè le sculture, le nuove opere. Perché le opere fatte da, ad esempio, la famiglia Ezzelini nel nord-est, nel Veneto, ma nel nord-est anche, oppure i mecenati. Il Rinascimento è venuto dopo, ma prima, ad esempio, Federico II di Svevia, in Sicilia, ha creato l'università col Napoli. Sacro Romano Impero. Napoli. Quindi ha creato delle opere, e quelle opere hanno un valore altissimo, sono inestimabili per certi versi. Quindi andare a puntare, ad esempio, a cogliere il senso storico delle cose, che magari tanti trasformarlo in file, trasformarlo in video, trasformarlo in link, in siti internet,
senza metterci però il copyright, ma condividendolo con Creative Commons, ad esempio. Creative Commons è una potenza nel mondo, noi siamo in 65.000, anche di più. Condividerlo su Google, con le Google Guides. Io sono un terzo livello, ma siamo tantissimi nel mondo che la condivisione, ecco. Adesso vi faccio vedere, dal punto di vista tecnico, le mani che effetto hanno fatto per questo hotel. Ecco, questo è lo stazzo delle gondole, qua dentro vi faccio entrare proprio nella... Dove? Scusate un attimo, riprendo bene una roba in diretta. I gondolieri sono qua dentro, uno sta anche riposando. Questo è il QR code, ad esempio, il QR code è importante. Sono Ascoltare. Tutto quello che è tecnologia che mette in rete, questo è lo stazzo delle gondole, queste sono le mani, vedete? Questo ha creato un effetto di tipo di marketing territoriale per una vasta area qua che può essere circa tutto quello che intorno ha aumentato i fatturati, ha aumentato. Perché? Perché la gente vuole venire a vederle, vuole fotografarsi. Ecco qua, vedete, della gente sulle gondole, vedi, c'è uno che fa i selfie. Quindi, qua c'è la gondola che arriva, tutto quello che attorno ha avuto un aumento di percentuali di fatturato incredibile. Ma cosa può nascere di bello con autori, consultori, nei territori italiani come città? Lasciamolo come domanda, Ettore. Lasciamo la domanda. Tra l'altro c'è Romano c'è anche già, a Romano c'è già Mehmet Bobby, Affincato di siamo a Padova posto. che Quanti non scrittori in può Italia? Tantissimi. Simonetta che non può intervenire perché il microfono non le va bene, e dice che è un'operatrice turistica, gestisce un albergo di Padova e ha fatto molta difficoltà a lavorare con diverse associazioni locali, il comune stesso per attivare una qualche rivocazione storica, studiata in ogni minimo dettaglio, ma ahimè ha riscontrato non pochi problemi burocratici e non ultimo Certo. il problema degli investimenti, poca collaborazione anche da parte di altre attività commerciali. C'è tanto da fare e quindi ci auguriamo che tutto questo possa organizzarsi in un percorso di sistema nei nostri diversi territori. Io ringrazio ancora tutti quanti, saluto Roberto, vi ricordo che il nostro prossimo webinar sarà il 24 maggio e dal nostro sito potrete vedere il tema, non ve lo anticipo e grazie ancora e se ci saranno dei materiali che i relatori vorranno poter girare a tutti quanti i partecipanti, saremo ben lieti di potervi inviare per email documentazione sul nostro tema, con la promessa di Vi faccio un ultimo spot, Ettore. Noi adesso mangiamo questi. Sono dei tipo dei cicchetti, si chiamano, si mangiano i baccari di Venezia, ma sto pensando a altre città italiane, anche note. Cosa fanno come degustazioni, come cose così a pranzo, veloci, un finger food, tra virgolette, nostrano? Pensate a voi operatori a queste cose qua. Trovate quei locali tipici. Oppure certe trattorie scomparse, che c'è il signore anziano che non tramanda. I baccari, ecco, trovate le particolarità anche di signore anziane che cucinano le frasche del Friuli Venezia Giulia, è pieno, l'ho fatto militare, la conosco benissimo. Quindi cercate quei posti nascosti dove c'è la qualità altissima, perché fatti in casa, col forno a legna, con le cose, i vini fatti diciamo come una volta, i vini da vigna, non i vini da cantina. I vini da vigna, fatti in vigna, non in cantina, cercate quelle cose là, mettetele insieme con due o tre altre cose, fate un pacchetto, tra virgolette, emozionale, fate delle sperimentazioni, usate anche le mountain bike, usate le bici elettriche se volete. C'è un mondo che sta avanzando di innovazione che Arte sta cogliendo, almeno penso perché ho visto, e Arte è veramente in Italia. Chiamiamolo l'agenzia di formazione di tour operator specializzati più avanzata che c'è nel turismo emozionale. Grazie Ettore e ci vediamo, secondo me dal punto di vista tecnico, Grazie a sarebbe voi, migliore giusto, farlo troppo dal buono vivo. Vittorio. Noi siamo solo una rete di quanti vogliono fare turismo esperienziale e lo vogliono fare in modo professionale, mettendo in atto, come nel settore della rievocazione storica è molto facile fare, storie da vivere insieme, come diciamo noi, che abbiano come palcoscenico il territorio. Grazie a tutti, c'è tanto lavoro da fare, ci auguriamo di tenerci in contatto sia attraverso i nostri webinar, sia la rete di relazioni che abbiamo attivato.
di cui siamo onorati possano far parte Vittorio, l'architetto, e Roberto Frison, è il nostro enologo di qualità. Lo facciamo da lui, buona serata a tutti. Ma di sicuro. Guarda, Vittorio, lo possiamo fare là da lui il primo seminario, o da Romano, dove vuoi. Ciao, ciao Popi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao. Un abbraccio, sai. Ascolta, ciao. Perché roba, vediamo di risolverla magari. Dammi tempo fino al SIE, perché se dico come so già fa, vero? Ciao, ciao, ciao. Ciao Capicossa, adesso vado a carte, dove vederti. Grazie di tutto. Ciao. L'unica ciao. Cosa che mi fa dire, perché parla sempre così. Sì, padre. Ciao, 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 ciao. Ma io ti devi... Sono gli occhi che vanno ghiotti del vino. Ma ti devi un'ombretta adesso, ecco, boom. Se finito, noi sì che beviamo un'ombretta, ecco, boom. Abbiamo qua. Anzi, Roberto, quando sei che ti vieni a trovarne? Qua da muovere a te. Ciao. 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 Ciao, 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 caro. Ciao. Ecco, vedi, hanno detto 60. No, guarda. Andiamo, dobbiamo fare...